siamo qui con il sindaco della città di Bari, Antonio De Caro. Sindaco, come intende risolvere il problema dei pochi fondi disponibili nelle scuole per l'insegnamento delle materie tecnologiche? Proveremo a darvi una mano attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici e dei progetti europei. Ci sono molti dei docenti delle scuole nella nostra città, dell'area metropolitana di Bari, molti dirigenti anche che hanno una buona dimestichezza con la progettazione europea. Riusciamo spesso a ricevere dei fondi e spero di poter creare quello che viene chiamato ormai il tappeto digitale nelle scuole della città di Bari, la possibilità di avere strumentazioni, dispositivi digitali che possano, come dire, essere al passo con la capacità e il talento di tanti ragazzi che studiano, si formano nelle nostre scuole. Quindi il Comune di Bari intende facilitare appunto l'innovazione tecnologica nelle Assolutamente scuole? Sì, stiamo provando a farlo già da qualche mese, iniziamo dalle piccole cose e poi speriamo anche di permettere a tutte le scuole di avere una strumentazione che possa aiutare i ragazzi nel loro periodo di formazione, li possa aiutare a crescere, li possa aiutare anche a vivere meglio, perché poi il periodo della scuola, il periodo delle prime amicizie, il primo bacio creano legami che non si dimenticano mai, restano per tutta la vita. Credo che per un'amministrazione sia importante accompagnare i ragazzi in questo percorso di crescita. Quindi è un percorso di crescita non solo per prepararsi al lavoro, ma per prepararsi proprio alla vita. Quindi per concludere, che significato ha per lei aver portato finalmente RoboCup a Bari? Io ho cercato di dare una mano alla dirigente scolastica Patrizia Rossini, che con grande determinazione, dopo aver vinto l'ennesimo premio a livello nazionale, ha deciso di trasformare Bari nel palcoscenico per il talento e la capacità di tantissimi ragazzi che vivono nelle scuole del nostro paese e che per fortuna quest'anno arriveranno nella nostra città, e spero che insieme ai docenti, insieme ad alcuni familiari che li hanno accompagnati, possano non soltanto partecipare alle gare, ma possano godere anche di quelle che sono le bellezze della città di Bari. Uscendo dalla fiera si incontra già una zona bellissima che da sola spontaneamente è diventata la zona per il tempo libero, lo sport, per la musica. Bene sindaco, noi la ringraziamo e la salutiamo. Grazie a voi, buona fortuna a tutti e che vinca il migliore. Grazie.